Il duca e la duchessa del Sussex devono ancora confermare se torneranno nel Regno Unito per partecipare all'incoronazione del re Carlo III e della regina Camilla il mese prossimo, dopo che è stato annunciato che solo i reali che lavorano saranno ammessi sul balcone. La richiesta di Meghan Markle e del principe Harry di essere inclusa nella fila del balcone di Buckingham Palace era fuori dal segno per l'incoronazione, dicono gli addetti ai lavori. Questo mese sono stati rivelati gli inviti ufficiali alla cerimonia, inviati a oltre 2000 ospiti, così come le identità di coloro che appariranno sul balcone del palazzo accanto al re durante il flypast. Il duca e la duchessa non hanno fatto il taglio, secondo il Mirror. Accanto al re e alla regina ci saranno il principe e la principessa del Galles e i loro tre figli, George, Charlotte e Louis. Una fonte ha detto che il re è stato molto chiaro su chi vuole rappresentare la monarchia quel giorno. C'è poco spazio per i sentimenti, questa è un'occasione di Stato. Non di famiglia ed è giusto che al grande momento pubblico ci siano solo i lavoratori della famiglia, hanno aggiunto. Il duca e la duchessa di Sussex devono ancora confermare la loro presenza all'incoronazione del 6 maggio. Sarebbe la prima volta che la coppia torna insieme nel Regno Unito dal funerale della regina Elisabetta II. Da allora il principe Harry ha pubblicato il suo attesissimo libro di memorie e la docuserie Netflix della coppia, in cui hanno affrontato il contraccolpo su diverse affermazioni dannose e controverse nei confronti dei membri della famiglia reale. Ma il duca di Sussex ha detto che nulla di ciò che ha fatto ha alcuna intenzione di causare loro del male. Parlando con Tom Bradby di ITV, ha detto: «Amo mio padre. Amo mio fratello. Amo la mia famiglia. Lo amo sempre. Niente di quello che ho fatto in questo libro o altro ha mai avuto intenzione di far loro del male o ferirli. Loro.